Ciao a tutti amici di eximardor.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare la Tesoro Lobera Supreme, una tastiera da gaming di tipo meccanico che è stata una delle prime ad adottare la retroilluminazione completamente personalizzabile dei tasti. Come possiamo vedere, la confezione è di generose dimensioni e sono riportate tutte le informazioni tecniche sia nella parte frontale sia nel retro della confezione. Procediamo dunque all'apertura della tastiera. Rimuoviamo un attimo i sigilli, ci dovremmo essere. Ok, e uno e due. La tastiera, come possiamo vedere, è ospitata in un generoso packaging composto da alcune bande di gomma per mantenere stabile la tastiera all'interno della confezione. Procediamo anche un attimo ad estrarla insieme al relativo bundle. Ok, dovremmo essere, ancora un attimo di pazienza. Quindi, una volta estratta dalla confezione, troveremo il bundle che si compone dalla solita manualistica con il relativo, sicuramente dovrebbe esserci un CD, no, quindi dovremmo scaricare direttamente il programma dal sito della Tesoro per gestire completamente l'illuminazione della tastiera, un cavetto addizionale USB al jack per l'alimentazione supplementare delle porte USB che troveremo nella parte superiore della tastiera che adesso andremo a vedere. Come possiamo vedere, la tastiera ha dimensioni complete, quindi una full dotata anche di tastierino numerico. Notiamo come i dettagli siano davvero molto belli. Troviamo una finitura bucciata nella, diciamo, poggia polsi, mentre la relativa struttura della tastiera è simil alluminio spazzolato. Nella parte superiore, come vi avevamo detto, sono presenti due porte USB che adesso vi mostreremo, due porte USB e i jack per l'ingresso delle cuffie e del microfono. Inoltre è presente un connettore per l'alimentazione ausiliaria e dovremo sfruttare un alimentatore da 5 volt da 2,5 A per poter sfruttare periferiche USB di maggiore potenza. La tastiera è in colorazione nera, i tasti sono incisi a laser. Troviamo nella parte inferiore i tre tasti H1 ad H3 che sono i tasti per avviare le macro o per registrarle. È dotata anche di tasti funzione. Inoltre, la caratteristica principale di questa tastiera è, come abbiamo detto, la possibilità di personalizzare completamente l'illuminazione. Vedremo in un successivo video le caratteristiche di illuminazione di questa tastiera. In questo modello abbiamo i Cherry MX blu, che però in questo caso non sono i veri Cherry MX blu, ma sono come sempre diciamo i cloni che sono i Kyle. Adesso vi mostriamo i Cherry MX, scusate, i tasti meccanici che si celano sotto i tasti. Eccole qui. Inoltre troviamo nei lati due bande trasparenti che una volta collegate al computer verranno illuminate a seconda del colore che poi sceglieremo tramite il pannello di gestione della tastiera. La tastiera è dotata di un cavo rivestito in treccio di tessuto con doppio connettore USB e i relativi jack da 3,5 pollici per sempre cuffie e microfono. Ovviamente i connettori sono placcati in oro. Inoltre avremo la possibilità di attivare il rollover, scusate, completo tramite la pressione del tasto funzione più inserimento per attivare il Say Crow e per attivare il rollover completo dovremo premere il tasto F N funzione più il tasto del. Vedremo comunque ulteriori immagini e la recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.